Commento al Vangelo di lunedì 9 gennaio 2023, a cura di Don Vincenzo Marinelli. Venite dietro a me. Quando l'Evangelista narra della chiamata di Simone e Andrea e di Giacomo e Giovanni, presenta una dinamica molto simile, ma aggiunge delle leggere sfumature che dipingono delle chiamate a seguire Gesù molto diverse. Quello che l'Evangelista sottolinea è cosa lasciano i discepoli per seguire Gesù. A Simone e Andrea viene presentato un progetto, un fine da raggiungere, quello di essere pescatori di uomini. Ed essi rispondono abbandonando le reti, il lavoro e la loro realizzazione personale, per cominciare un itinerario di realizzazione di sé molto più grande. A Giacomo e Giovanni invece non viene presentato un progetto chiaro, solo un invito a seguire Gesù. Ed essi probabilmente non erano molto attaccati al loro lavoro, delle reti non si parla, piuttosto erano molto legati alla loro figura paterna e ai loro amici. Nell'itinerario vocazionale tutti questi elementi ritornano spesso. Più volte, soprattutto nei momenti più difficili del cammino e nelle prove più dure, ciò che si è lasciato e che ci stava più a cuore, è proprio ciò che rischia di riprenderci e di turbarci nella sequela di Gesù. Per qualcuno sono le prospettive di realizzazione personale a cui si è rinunciato, per qualcun altro l'ambiente familiare d'origine che faceva sentire più comodi, più a proprio agio, per altri gli affetti a cui si è dovuto dire di no, o le amicizie che con il tempo si sono dovute abbandonare. Nei momenti di dubbio, afferrati alla promessa che Gesù ti ha fatto e continua a credere.